a tutti carissimi amici e bentornati sul canale del Briga. Allora ragazzi, prima di cominciare a parlare del giocatore qui dietro e prima di cominciare a parlare di calciomercato e prima di farvi vedere qualcosa di nuovo, qualcosa di bellissimo, io vi invito a scaricare l'app di OneFootball, perché è un'app semplice da usare per tutti coloro che amano il mondo del calcio. È un'app assolutamente indispensabile perché ha sempre ogni notizia, praticamente aggiornamenti H24 su tutto quello che riguarda il calcio, mercato e ovviamente tutto quello che riguarda il mondo del calcio. Se siete tifosi, come immagino, del Milan, potete scegliere la vostra squadra Milan e ogni volta che ci saranno delle novità sul Milan vi arriverà una notifica, nel senso che sarete avvertiti, che ne so, il Milan sta per acquistare questo, il Milan vuole quest'altro, il Milan che se che salto. Quindi ragazzi, non potete assolutamente non scaricarla, anche perché è un'app assolutamente gratuita, facile da usare. Scaricate l'app di OneFootball sotto in descrizione. Allora ragazzi, qui dietro vedete finalmente con la maglia del Milan Charles de Ketelaere. A proposito, Wagner, ne ho sentite di tutti i colori, soprattutto nelle ultime ore. De Ketelaere, ma da c'è qualcosa di potenza, Wagner, ma di già è da parlare. Così è Charles de Ketelaere. L'ha detto lui, avete detto? E io ne ho accorto ogni volta. E va bene De Ketelaere che ci poteva stare, perché noi altri non è che potevamo immaginare. Ma questo De Ketelaere, ma c'è io che sai, lo fatami De Ketelaere, non è bello? Scendente, bella sciolta. De Ketelaere, tipo Zedor, De Ketelaere, capito? Oh, prima di tutto, poi. Detto questo, il nostro Charles de Ketelaere ha la nuova maglia del Milan, stagione 22-23, la nuova maglia home del Milan, bellissima. Voi qui mi vedete con la vecchia maglia, quella che ci ha portato quello scudetto lì che potete vedere sul petto di quest'anno, sì, lo potete vedere benissimo e adesso io ve lo farò vedere ancora meglio. Non si soffre di fisica, cioè non soffrite, mi raccomando, non soffrite. Wagner, guardate un po' che cosa c'ho qua. Prima di tutto vi voglio mostrare qualcosa di nuovo, di eccezionale, ed eccola qua, Champions 19, Wagner, quest'anno era doveroso, Champions 19, nessun nome e numero di giocatore, Champions 19, Wagner, ed eccola qua, la nuova maglia home del Milan 22-23 con lo scudetto sul petto che vado ad indossare sul mio petto, Madonna, vi date. E adesso mi vedrete spesso e volentieri con la nuova maglia del Milan, Wagner. È meglio che rimango giù, perché se vado troppo su lasciamo perdere. Però ragazzi, ho fatto ferie, ragazzi, è come l'estate, è così. Ragazzi, bella la nuova maglia del Milan, stagione 22-23, un spettacolo. E noi non vediamo l'ora di vederla indossata da quel ragazzo lì. Non vedo l'ora di poter vedere lui insieme al nostro Rafa Leao, insieme al nostro Olivier Giroud, insieme al nostro Sandro Tonali, insieme al nostro Yassine Adli, l'impressionista, Madonna Monet. Poi non vedo l'ora di vederlo con Ficaio Tomori de Dredd, con lo stesso Yid Kalulu, Pierre Kalulu, con il nostro Teo, con il nostro Mike Maignan, con il nostro capitano Davide Calabria. E poi vediamo ragazzi se lui giocherà magari sul centro, quindi da trequartista, o se magari andrà ad agire sulla destra. Magari il nostro mister sta studiando qualche alternativa tattica, chissà, questo non lo sappiamo. Vedremo se verrà schierato da trequartista puro o se farà l'esterno destro, dove magari darà sfogo alla sua corsa e al suo piedino mancino, in grado di rientrare, di calciare, di mettere palloni in mezzo, di tagliare una bellezza,
come si taglia il burro con una lama bollente! Madonna, Charles de Ketelaere! Benvenuto al Milan! Benvenuto al Milan, Charles! Non vedevamo l'ora! Siamo stati mesi, mesi e mesi ad aspettare! Che cosa vi dissi? Che quando arriverà festeggerò! Cazzo che festeggerò! E sto festeggiando perché abbiamo preso un 21enne! Perché il Milan preferisce prendere i suoi soldi cash, cash, pochi soldi che abbiamo a disposizione magari, ma quei pochi che abbiamo li prendiamo, li spendiamo per chi diciamo noi. Noi andiamo sui giovani, abbiamo scelto un giocatore, vogliamo quello e su quello andiamo. Avremmo potuto riempire la bocca della gente, gli stadi, eccetera, eccetera, portando a casa giocatori a parametri zero, facilmente raggiungibili, strapagandoli di ingaggio. Invece no, il Milan va avanti per la sua strada, acquista il nostro Charles de Ketelaere, porta a casa un giovane di 21 anni, a detta di tutti uno dei migliori prospetti in ambito europeo, e quindi ce l'abbiamo noi e lo mettiamo dentro insieme a tanti altri giovani ragazzi, giovani potenziali campioni, per poter fare davvero qualcosa di importante ora, nel presente e nel prossimo futuro. Quindi un acquisto veramente veramente importante. Adesso non è che io ho dimenticato completamente da un giorno all'altro tutto quello che vi ho detto, tutti gli sfoghi, perché ovviamente vi ho sempre detto io ho bisogno di vedere il grande Milan, ho bisogno di nuovi acquisti, perché voglio il Milan sempre più forte, voglio vedere il Milan primeggiare, migliorarsi. Quindi è chiaro che abbiamo sofferto tutto questo tempo. Adesso, oggi 3 agosto, finalmente il Milan può allenare a Milanello il suo nuovo acquisto, e quindi un giorno bellissimo questo qua, importantissimo per i nostri colori. Non, però non dimentichiamo quello che c'è ancora da fare, perché oggi poi ci sono state anche due cattive notizie. Nella giornata di ieri praticamente abbiamo perso sia Renato Sanchez che Chukwuemeka, perché uno è andato al Chelsea, quindi ancora una volta abbiamo visto un giocatore, seguito un giocatore sicuramente importante, perché se il Chelsea ha speso 22 milioni di euro per un ragazzo di 18 anni, evidentemente ancora una volta ci avevano visto giusto, se lo sono presi loro, perché ovviamente sappiamo che il cash che hanno a disposizione lì in Inghilterra ovviamente non è paragonabile a quello che noi possiamo utilizzare qui in Italia. E poi ragazzi, e poi abbiamo perso Renato Sanchez, che a quanto pare a breve firmerà per il Paris Saint-Germain. Diciamo che questa è una notizia che ormai era nell'aria, ce lo aspettavamo, però sicuramente non abbiamo perso un grande uomo, nel senso che non voglio parlare male del ragazzo, della persona, perché ovviamente non lo conosco, non mi permetterei mai, però una cosa va detta. Quando tu rilasci delle interviste, delle dichiarazioni dove dici io sceglierò con il cuore, non sceglierò magari dove facilmente con la testa si può fare questo e quest'altro, sceglierò con il cuore, tutti quanti avevano pensato, dice allora questo sceglie magari il progetto, sceglie qualcosa che lo esalta di più, che lo potrebbe valorizzare di più. E invece ragazzi, la solita delusione legata a questi qui, perché in questo caso cari amici, noi del Milan non abbiamo potuto fare granché. Il Milan aveva trovato l'accordo con il Lille, aveva precedentemente un accordo con Renato Sanchez, che poi ha deciso di non rispettare, perché come spesso succede il ragazzo ha scelto questi qua, perché a quanto pare in Francia a Paris Saint-Germain, al Paris Saint-Germain gli daranno 6 milioni di euro di ingaggio, roba che al Milan avrebbe preso in 2 anni. Quindi ragazzi, siamo alle solite, ok? Sicuramente questo qui dal punto di vista umano è il solito arrivista, ok? Mettiamola così. E noi di questa gente qua non abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di questa gente qua che si toglie lo stipendio, 500.000 euro per arrivare al Milan, pur di affrettare, diciamo, la trattativa, per far sì che questa trattativa andasse a buon fine. Il ragazzo si è tolto 500.000 euro dallo stipendio, invece quello lì li ha aspettati ha aspettato anche agosto per poterne prendere di più al Paris Saint-Germain, dove probabilmente nemmeno giocherà. Comunque questo sarà un altro tipo di discorso, ci interessa poco. Una cosa però va detta:
D'accordo che magari lui da questo punto di vista non ha brillato, insomma, proprio per, diciamo, come immagine, non ha lasciato una bellissima immagine di sé. Certo è che noi del Milan come proprietà, un qualcosina in più dal punto di vista degli ingaggi la dobbiamo fare, perché se noi rimaniamo sempre con questo famoso tetto ingaggi, ragazzi, spesso e volentieri li andremo a perdere i nostri obiettivi, perché è vero che non sarà l'unico e l'ultimo giocatore del mondo sulla faccia della terra che può venire al Milan, però sicuramente era uno di quelli dei prescelti, uno di quelli che il Milan aveva deciso, insomma, di andare a prendere. E quindi ovviamente se tu ogni volta hai questo tetto, questo limite che ti bloccai su sviluppo, ok, è chiaro che fai fatica. Noi da questo punto di vista va bene tutto, ragazzi, va bene mantenere una squadra sempre sostenibile, anche se è un verbo questo qua, non è un verbo, scusate, è un aggettivo che sinceramente non ci piace, perché noi, a noi tifosi, la sostenibilità interessa relativamente. È chiaro che non vogliamo squadre indebitate e poi magari con dei problemi. Però è chiaro che se devi andare a prendere dei giocatori importanti, un qualcosina in più la devi poter fare. Insomma, questo è il discorso dove il Milan deve migliorare. Adesso non sappiamo, ci sono dei nomi adesso che stanno uscendo per sostituire, finalmente che sì, perché che sì va sostituito, ragazzi, ve lo dico per l'ennesima volta. Ovviamente adesso, persi questi due giocatori, si parla di Sar del ogni Eva Toc! Scusate ragazzi, diciamo Dan Brown quando venne stornato durante la live, la registrazione, però chef we on the red e non grey. E vabbè, e quindi ragazzi, detto questo quindi probabilmente si parla di questo Sar oppure di Ndembélé, entrambi giocatori del Tottenham, giocatori che in questo momento qua stanno facendo fatica. Ndembélé c'ha il solito problema, c'ha un ingaggio irreale, se non sbaglio, non 10 milioni ho sentito dire, mi sa che prende praticamente più di tutti al Tottenham, e quindi ovviamente è un problema, perché assai che se lo deve abbassare questo ingaggio. Quanto cazzo se lo deve abbassare? Si deve togliere praticamente due terzi di ingaggio magari per venire a me. Quindi non lo so, questo è un discorso un po' complicato. Più probabile il discorso Sar. Vedremo se man mano ci saranno nuovi nomi, nuove cose. Sento dire che in questo momento non è una cosa, diciamo, che ci interessa proprio a livello, come dire, non è una cosa prioritaria, perché stiamo vedendo un gran bel Milan, stiamo vedendo un centrocampo ben assortito con Bennacer e Tonali, sappiamo di avere anche Adli, che è un giocatore che può comunque giocare anche a centrocampo, anche se più da mezzala che a 2, quindi a 3 sarebbe più indicato piuttosto che giocare nei 2 di centrocampo. C'è Pobega che può essere utilizzato, però sono tutti giocatori comunque che non hanno le caratteristiche di Kessié. Quindi non lo so, anche un Fofana, quel Fofana ex Udinese, non sarebbe affatto male. Insomma, vedremo se la nostra dirigenza riuscirà a tirar fuori qualche coniglio dal cilindro anche in questo caso. Per quanto riguarda la difesa, c'è sempre il discorso legato a Diallo del Paris Saint-Germain, che potrebbe aver superato Tanganga, anche perché il giocatore può fare sia il centrale che il terzino sinistro, e quindi potrebbe essere un'alternativa valida, più che valida rispetto magari a Balloturé, per giocare insomma sulla sinistra, diciamo, da alternare ovviamente al nostro fantastico Theo Hernandez. Allora ragazzi, questo è quanto. Io con la nuova maglia del Milan vi saluto e vi invito ad iscrivervi al canale del Briga, a lasciare un like, a condividere questo video se vi è piaciuto, a magari farmi conoscere qualche appassionato di calcio che magari non ha ancora visto dei miei video, magari si iscrive, magari clicca la campanellina per essere sempre aggiornato, e magari dona anche al canale con il tasto grazie o con gli abbonamenti. Ragazzi, io vi voglio bene e vi saluto. Forza, lotta e vincerai. Non ti lasceremo mai. Ciao a tutti.